Padre Tempo, amici, Padre Tempo, diceva un noto opinionista, ex pseudo calciatore, dichiara fede cartonata. E Padre Tempo, ragazzi, è davvero galantuomo. Padre Tempo ci sta dando pezzo dopo pezzo le tessere di un mosaico che si va componendo e che ci porta le prove sempre più schiaccianti del nostro teorema che da mesi portiamo avanti, del fatto che l'Inter venga favorita. E questa, ragazzi, è la prova principe che l'Inter viene favorita dal sistema, anche se ormai, ragazzi, c'è poco bisogno di prove, basta guardare le partite. Però mettiamo insieme ancora una prova in più, ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto, ragazzi, un like a questo contenuto, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, perché è gratis, non costa nulla, e se non ti iscrivi al canale stai guardando questo video, sei un cartonato di merda. E soprattutto, ragazzi, azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale e non perdervi alcuno dei contenuti che andrò a proporre prossimamente su questo canale. Quindi, ragazzi, parlavamo di prova principe, ma qual è questa prova principe che ci fa capire il motivo per cui l'Inter viene costantemente favorita dagli arbitri, che viene spinta a vincere? Perché la FIGC vuole che l'Inter vinca? Perché la FIGC vuole che i calciatori dell'Inter vincano le partite, acquistino sempre maggior valore? Qual è la ragione reale? E ve la spiego in questo video, ragazzi, ve la spiego in questo video. Perché in questi giorni è uscita la notizia che nel patto tra Zang e Oaktree, oltre ad esserci il patto che tutti conosciamo, che nel caso in cui, sempre più probabile, ragazzi, tra l'altro, questa ipotesi, Zang non riesca a ripagare il debito, Oaktree diventi proprietario dell'Inter, c'è un particolare che noi non conoscevamo, un particolare che cambia e di molto la condizione, un particolare che è un contratto secondo cui Oaktree diventerà sì proprietario del pacchetto dell'Inter impegnato da Zang, però diventerà proprietario del pacchetto dell'Inter soltanto fino a soddisfare il proprio debito. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se il debito di Zang è, per dire, di circa 400 milioni, dipenderà quanto vale l'Inter. Perché se l'Inter vale esattamente 400 milioni o qualcosina in meno, Oaktree diventa proprietario dell'Inter e amen, finisce lì. Ma se l'Inter, una volta che verrà periziata, subito dopo, diciamo, il mancato pagamento, si vedrà che l'Inter ha un valore superiore, quell'eccedenza Oaktree la dovrà restituire a Zang. Ecco, ragazzi, svelato l'arcano: se l'Inter vince acquista valore, se l'Inter acquista valore Zang riceve quantomeno un compenso, ed ecco spiegata la politica secondo cui l'Inter quest'anno deve vincere a tutti i costi questa merdosa stella di cartone. Ecco perché ogni singola partita c'è un episodio, 1, 2, 3, ecco perché è una vergogna dopo l'altra. Ecco perché stiamo assistendo a un campionato ridicolo che ormai di Serie A non ha più un cazzo, e che è la Marotta League. La Marotta League, che poi Marotta, ragazzi, Marotta perché Marotta, non è che Marotta è il proprietario, Marotta ci guadagni qualcosa, Marotta lavora per l'Inter e quindi è il tessitore politico della situazione. Marotta è stato messo lì da Zang, che è uno che di calcio non capisce un cazzo, perché di calcio non capisce un cazzo, è uno che vende televisioni, frigoriferi e elettrodomestici, Suning ha sempre venduto quello, ha investito nel calcio senza capire niente, e voi avete visto gli investimenti di Zang senza Marotta, compravano Joao Mario a 50 milioni, hanno comprato Gabigol a 30 milioni, cioè questi sono gli acquisti senza Marotta. Nel momento in cui arriva Marotta razionalizza tutto, agganci politici a destra e a manca, Marotta con la sua capacità, con la sua intelligenza, con il suo savoir-faire, ha fatto in modo che adesso l'Inter è messa politicamente in modo perfetto, l'Inter non viene toccata, evidentemente ha promesso qualcosina, e vedrete che tra anni si scoprirà
che questa FIGC corrotta qualcosa ha mangiato, perché Gravina è uno che ci ha sempre guadagnato, è uno, ragazzi, che ha venduto una partita quando era presidente del Castel di Sangro, vi ho portato un video in merito, che ha fatto fare quarto al Bari mandandolo in Serie A, dando un premio alla squadra di 300 milioni di lire. E non lo dico io, non lo dico io, ragazzi, lo dicono i giocatori del Castel di Sangro del 96-97. Quindi è tutto scritto in un libro, in un bestseller di uno famoso scrittore americano. Quindi, ragazzi, Gravina è uno sempre stato attaccato ai soldi, è uno che ha venduto la Juventus per avere la doppia poltrona, quindi da presidente della vicepresidente dell'UEFA e presidente della FIGC guadagna di più, ha aumentato i suoi emolumenti, e sono certo che per questi servigi che sta offrendo all'Inter, sia lui che il suo fido scudiero, il suo cagnolino Rocchi, guadagneranno un bel po' di soldini, perché, ragazzi, l'Inter sono certo che sta facendo dei magheggi tremendi. Non è possibile che sia un caso, perché un caso, come vi ho spiegato, ragazzi, succede una volta. Ma se ogni singola volta che ci sia una decisione dubbia, l'Inter viene favorita. Se i calendari li compila un ex dirigente dell'Inter e casualmente sembra che favorisca l'Inter. Ogni partita, ogni decisione dubbia, sembra che venga favorita l'Inter. Ah, ragazzi, ma siamo una banda di coglioni? O è la realtà? Lì viene favorita per una ragione specifica. Viene favorita perché in questo modo l'Inter acquisisce valore. Nel momento in cui viene fatta la perizia, l'Inter, al netto dei debiti, al netto di tutto, viene dato un valore all'Inter, viene tolta la cifra dei debiti, viene tolta la cifra che Suning deve a Okatri, e l'eccedente lo prende. Quindi Suning può anche arrivare a guadagnare 200-300 milioni da questa cosa, ragazzi. E 200-300 milioni, se si fa un regalino a destra, si fa un regalino a sinistra, si mettono d'accordo tutti, Suning non esce proprio a mani vuote, quindi Zan può un attimino monetizzare, i dividendi faranno felice un pochino tutti quanti quelli che hanno fatto parte di questa associazione, oserei dire, associazione a delinquere, volendo anche di stampo mafioso, perché sono organizzati e agiscono esattamente come la mafia, fanno di tutto cercando di rivestire il tutto con un manto di legalità. E quindi, ragazzi, gli arbitri naturalmente fanno carriera, perché Rocchi gli dà delle direttive, loro fanno quello che dicono Rocchi. Guardate, sono sempre protetti da Rocchi. Nel momento in cui sbagliano a favore dell'Inter, non hanno mai sbagliato. Ecco, ragazzi, questa è la ragione per la quale l'Inter viene favorita, ed è questa la ragione per cui vi invito alla massima condivisione di questo contenuto, perché è giusto che gli altri sappiano, perché c'è ancora chi nega, ragazzi, c'è ancora chi nega che questa sia la Marotta League, che questa sia un campionato deciso a priori e che questa sia una vergogna. Quindi massima condivisione, naturalmente. Ditemi qual è la vostra nei commenti, cosa ne pensate di questa notizia sconvolgente, questa notizia che comunque sia ci dà una prova schiacciante di quello che stanno facendo, della vergogna. Ed è inutile, ragazzi, nessuno farà niente, l'Inter vincerà questo campionato, purtroppo ve lo dico oggi in anteprima, questa notizia è la prova schiacciante. Quindi ditemi la vostra nei commenti, e fino alla fine, contro tutto e tutti, contro questa merda, ragazzi, contro questa merda, sempre e comunque i nostri cuori uniti nell'urlo fino alla fine. Forza Juventus!